Bentornati qua sul canale, io sono Fablinker e oggi andremo a provare Planet Quiz Learn and Discover, titolo che mi hanno dato gli sviluppatori, che ringrazio moltissimo. Allora, questo è il menu. Abbiamo già dei DLC, che sinceramente non so quanto costino, ora sono curioso, eh. Pura mera, perfetto, non esistono? Com'è possibile? Raga, fantastico, non esistono i DLC. Abbiamo la campagna single player, il gioco veloce single player e i tornei da 2 a 4 giocatori che si fanno in locale. Mi sa che purtroppo è solamente in inglese perché non mi fa selezionare, come dire, la lingua, quindi purtroppo è solamente in inglese. Proviamo la campagna. Abbiamo mondo, Europa, Nord America, Sud America, Asia, Africa, Australia, regioni polari, oceani, misteri, forest, DLC immagino, infatti, però DLC non si possono comprare, quindi non capisco che cavolo posso farci. Allora, andiamo col mondo, che sono curioso. Capitolo trivia, capitolo facile. Partiamo da trivia. Allora, c'è il tempo? No? Quale animale di questi conosciuti per il loro bianco collare e i loro occhi marroni sono opposti a quelli degli occhi rossi della femmina? Non lo so. Non ne ho idea, sinceramente. Il condor? Potrebbe essere. Check. L'ho presa. A caso, a caso. E sotto c'è anche una bellissima descrizione dell'uccello, no? Nato in Cile, è il più largo raptor in Sud America. È uno dei più grandi uccelli nel mondo. Figo, questa cosa è figa. Allora, quale monumento? Vabbè, nasce dalla Francia per celebrare la fine della guerra civile e l'abolizione dello schiavismo. È un regalo della Francia. Allora la Statua della Libertà, immagino. Esatto. Bello questo gioco perché ti fa conoscere un po' di storia, un po' di cosine interessanti. Ovviamente è consigliato a chi sa un po' l'inglese in generale, perché se non lo sapete è un casino, è un casino. Quale piatto a base di formaggio viene dalla Svizzera e cerca di preservarlo per l'inverno? Quindi un cibo che riscalda sarà la fonduta, anche perché gli altri... Sì, mi sa che è questa, eh. Oh, ma sono fortunato oggi. Oggi sono fortunato, raga. Cioè, sto andando molto a ragionamento più che altro. Warmest and highest quality. Si parla di riscaldamento di miglior qualità nel pianeta. Oddio, adesso non saprei tradurre in questo momento. Mating season. Che stagione è la mating già? Riscaldamento, io direi forse chi soffre di questa cosa, proviamo, non lo so. Infatti ho sbagliato e l'errore ci sta, può capitare. Allora, quale monumento? Monumento, poi, quale scultura, quale cosa, insomma, è combinato con i colori della posizione politica, in modo che di, come dire, dare meno tensioni politiche. Oddio, il muro della Cina? No, no.
Casa Rosada era. E vabbè, io. Ora è il momento in cui sto sbagliando di più, eh. Qua si parla di Georgia. Quale, insomma, esploratore è stato forzato a superare la montagna nel sud della Georgia? Non la so questa, raga, ve lo giuro. Sarà questo, mi dà la faccia di uno che combatte. No, eh? No. Era Ernest Shackleton. E ho sbagliato. Un altro sbaglio. Attenzione. Si parla di animali piccoli. Delle larghe ali per dissipare l'eccesso caldo. Ho capito. E tracciare sotto la sabbia. Di sicuro non elefante, ecco. Non lo so, questo? No. Chi era? Il fennec. Sono rimasto male. Ci sono rimasto malissimo. Comunque, raga, questo è il gioco alla fine. Non c'è niente di più, niente di meno. La cosa figa è che potete giocare in compagnia, con gli amici, e sfidarvi nelle sfide. Deve essere stradivertente. E facciamo questa, poi direi che possiamo anche salutarci. Proviamo a caso questa. Vai. No. Non ne becco più una, raga. Io me ne vado. Cioè, addio, è stato bello conoscervi. Me ne scappo. Cos'è Quizpedia? Ah, no, vabbè. Ma che figata, abbiamo un sacco di cose. No. Si può vedere la sua storia in generale, leggerla, ma di un sacco di roba. Ma è una figata. È un gioco per chi vuole acculturarsi e sa un po' l'inglese, è un gioco fantastico questo. Da fare con gli amici è, come dicevo prima, deve essere stradivertente. E niente, ragazzi, cos'è Quick Play intanto? Ah, potete selezionare il personaggio e sfidarvi nei vari round, e c'è anche tempo per risposta, quindi questo è. Quindi, ragazzi, vi ringrazio molto, ci becchiamo alla prossima. Questo è un titolo veramente molto interessante, molto pieno di cultura. Ragazzi, ciao.